Siamo partiti, sì, lo siamo, buonasera. Con SpongeBob che si siede, facciamo anche partire il timer e continuiamo quello che è il gioco dell'anno, senza nessun ombra di dubbio. Allora, no, no. Buongiorno. Allora, noi possiamo in realtà andare sia lì che lì. Meglio, gli abbiamo tenuto 15 spatole. Ho sbagliato tasto. No, lì non ci possiamo andare. Vabbè, andiamo. Andiamo prima qui. È troppo bello. Non posso prendere. Il centro di Bikini Bottom. Oh. Così piango. Però così piango. Col centro di Bikini Bottom piango. Ci rendiamo conto di quanto cazzo è bello sto gioco? Il centro di Bikini Bottom. Ieri una fervida metropoli. Oggi un mucchio di macerie. Ah, ce l'ho fatta, il top. Ok. SpongeBob, i robot stanno distruggendo il centro di Bikini Bottom. Dobbiamo evacuare. Ok, ma non sarà facile trovare bagni per tutti. Ma che dici? Evacuare? Nel senso che dobbiamo portare tutti al sicuro. Non avevo capito la battuta di SpongeBob. Non possiamo caricarli sulle barche. Sarebbe inutile. Perché? Perché? No, no, si è bloccato. Datemi un attimo. I robot hanno rubato tutti i timoni, sì. Oh cazzo, si è bloccato per bene. Ok. Che cazzo è successo tra l'altro? Datemi un attimo. Puttana, che fastidio. Dovrei aver fatto ripartire il tutto. Sì, tecnicamente ci siamo. Allora basterà navigare dritti, no? No, ci sono troppe curve. Quei manigoldi. Ho letto mongoloidi. Niente paura, signora Puff. Ci penserò io a recuperare quei timoni. SpongeBob, quando ci sei di mezzo tu, di paura ne ho sempre. Ma sai una cosa? Se ci riuscirai, ti regalerò una spatola d'oro. Perché non una patente di guida? Neanche per sogno. Quanti ne devo accogliere? 11. Mi ricordo un pochino il gioco di Chicken Little. Quando tocca questa palla, SpongeBob si trasforma in SpongeBob. Nella forma SpongeBob puoi ruotare velocemente e nient'altro. Se subisci danni puoi essere comandato nella sua forma normale. Rotola, rotola, rotola la spugna, rotola. Sta succedendo qualcosa di buffo. È tutto nella norma lì in video? Ok, io mi auguro che lo sia. Allora, ok, cioè cosa sei tu? Terribile. Grande Gary, salvatore della patria. Questo bot si chiama G-Love, il modo migliore per affrontare le coppie con un rimbalzo bolla all'alto. Meraviglioso. Meraviglioso. Adoro scartare i regali. Wow, sbrilluccicoso. Aia, e che abbiamo qui?
Ah, quello rimane aperto. Ok. Siamo al centro di Bikini Bottom. Ah, ok, ho capito come funziona. Un platform come... come in realtà diversi altri. No, non posso. Aspetta! Devo scendere lì però. A me ricorda davvero il gioco di Chicken Little. Lo porterò il gioco di Chicken Little in live molto probabilmente. Quest'estate è finito Dead Island. Ok. Vai a capire perché me lo ricorda così tanto. Ok. Super mega combo. Un castello di Patrick. Ok. Mi sento una spugna nuova. Non mi ferma nessuno. Ok. Meraviglioso. Meraviglioso. Ora ci chiamo sti cazzo di timoni per la signora Puff perché... Ma che? Non mi ferma nessuno. Cannone bastardo. Ah, checkpoint. Questa porta è chiusa dall'interno. Chi può averlo fatto? Chi è dall'altra parte? Ok. No, non so come arrivarci. Aspetta, questo è un tappeto. Ok. Ah, così proprio. Un altro tesoro per Patrick. Bene, e un coso per Patrick l'abbiamo preso. Sì, ma io praticamente non sto più prendendo timoni. Ciao, Gary. Mau? Sì, grazie per averlo notato. Ho fatto esercizio. Mau. Non ancora. Vuoi dire che... Mau. Oh, da lì posso salire sui tetti e arrivare fino al faro. Ah ah, c'è un'altra scatola d'oro. Mi tornerebbe utile. Mau. Perché dovrei chiedere a Sandy di aiutarmi? Pff, posso cavarmela da solo. Mau, mau. No, quel salto è bello grosso. Ok, io non posso saltare fin là. Come si fa ad attraversare? Oh oh, altri robot. Per il fantasma dell'olandese, quel salto è impossibile, anzi, impassabile! Ok, ok, chiederò a Sandy di aiutarmi. Va bene. Allora quindi sblocchiamo anche Sandy. Prima di tutto vediamo di interrompere. La creazione di coltello di robot e poi. Ah, i timoni sono sparsi per tutta Bikini Bottom. Ok. Oh, che bella. Bellissimo. In pratica quello è plano. Stupefacente.
Beh, questo mi aiuta notevolmente qua e in realtà anche nell'alto livello. Posso andarci in alto livello con Sandy? Beh, è qualcosa di unico. Ha parlato. Meraviglioso. Meraviglioso. Ah, prendiamo il calzino, scusami, cioè, ci siamo, è lì. Ah, non gli si sono tutti quanti! Devo smettere. Non ci arrivi, eh? Ci va per prendere al lazzo? Ma è bellissimo! Bellissimo! Lei non... Lei questi bottoni non li preme, ok. Ok, ma sto prendendo la direzione giusta almeno, cioè... Vabbè che con lei... Posso arrivare senza troppi problemi qui. Ok, meraviglioso. Il gioco è veramente divertente, cazzo. Non mi aspettavo così tanto divertente. È un gioco... Allora, questo è del 2020, se non sbaglio. Come riedizione. Sandy può fare un colpo che... Sì. Poi posso afferrarli. E dai, sono anche tutti e tre i personaggi abbastanza diversi fra loro. Ok. Non mi servono i cartelli ormai. Se li può prendere così. Ah, ma sta lì su, ok. Ciao! Ok. Spaccato. E siamo a 15. Primi quello per aggiungere i tetti. No, non ancora. Ho tutte le cose della signora Puff, raccoglio i vari timoni. 4 su 11 è pochino, eh. E il cannone, ci ha salutato. Ma... Bellissimo. Cambiamo personaggio di SpongeBob. Aia. Perché sto indossando la biancheria di SpongeBob? Direi di cambiare personaggio per sbloccare anche quell'altra porta, no? Perché lì volevo trovare i cosi della signora Puff. I timoni, i cosi della signora Puff. I timoni. Diamo dei nomi. Però ammetto, non sapevo bene dove cercare. Ok, posso avere soltanto loro due. In questo. Quindi io credo di non poter, per esempio, utilizzare Sally in quel, nel campo delle meduse. Chi vuole giocare con SpongeBob?
cioè? Devi aprire questa... Luzzica! Sono confuso. È parecchio. Qui che abbiamo? Ah, va bene. Io non vedo altri timoni in realtà. Non è che ce ne sono anche... Aspetta. No. Allora, i tetti li posso raggiungere solo con Sandy. Non è che sono anche lì. Quattro su 11. Ah, ok, vado qui. Andiamo ai tetti di Bikini Bottom. Bottom, scusa. Giusto, Bottom, Clem? Sì, che guardo da anni. SpongeBob ancora non ho imparato a pronunciare. Sandy, capiti giusto a proposito. Devi aiutarmi. Ultimamente la mia TV prende malissimo. Mi serve qualcuno che sostituisca la mia vecchia antenna con questa nuova fiammante. Wow, quell'antenna è così fiammante che scotta solo a guardarla. Perché non la sostituisci tu? Non sono molto bravo a saltare. Non sono ancora, sì. Oh, e cosa c'entrano i salti? C'entrano e come? Perché la vecchia antenna è lassù. È più alto di un bicchierone di tè ghiacciato texano. I robot hanno isolato quell'edificio e io non so fare acrobazie in aria come te e SpongeBob. Però non mi batte nessuno con le flessioni. Vuoi vedere? Sì, wow. Allora cosa intendi fare con la vecchia antenna? Quella? Puoi tenerla se vai a sostituirla con quella nuova. Beh, potrei installarla nella mia cupola per vedere qualche canale in più. Ok, Larry, affare fatto. Va bene. E poi vai fino lì. Geniale. Quelli sono i pantaloni di SpongeBob e quelli di Patrick. Come si fa a non amare sto gioco? Ci sono timoni qui per caso? Ah, volendo potrei cambiare personaggio. Aspetta, qua. Che abbiamo? Fammi cambiare un attimo personaggio per prendere il pulsante e poi ritorno con Sandy. Anche perché questo senza Sandy non lo posso fare. Ok. Ah, è un calzino. Patrick deve fare il bucato. Ok. Va bene. Io non ho visto, però... Non vedo nessun timone. Ma è terribile. È terribile.
Ah, io mi sono fatto male. Ok. Ok, così va meglio. Aia. Ah no, ci sono anche qui. Ok. Ok, rimani al centro, Sandy. Sono a posto con le mutande. Spero che qualcuno sappia cosa farsene. Lo speriamo tutti. No, ho sbagliato. Sono finito sulla finestra, c'è da farmi i complimenti. Sono atterrato bene. Che questo gioco è bello. Ma che bella è! Bella è! Non mai l'ho trovato un gioco così figo. Mi piace tanto SpongeBob, beh, per quello. Che cosa? Aspetta. Aspetta, ripartiamo. Ok, perché? Ok. Aia. Tenetemi corda e vi farò divertire. Bella questa. Ah, qui abbiamo qualcosa? Ovvero? Cazzo il tempo. Pesa. Questa è bella, questa è bella. Mi fai tornare di là? Ok. Perfetto. Preferisco la salsa barbecue alla texana. Ok. C'è una combo di distruzione, cazzo. Aia. Aspetta, che... Devo capire, allora, sono quasi certo di dover andare di là, però... I timoni per la signora Puff vanno presi. Pensavo si aggrappasse. Ok, così va meglio. Va bene. Ok. Avrei dovuto forse fargli esplodere, però... dove vado? Ok... Ok... Aia, è stato malissimo. Prendiamola. Non si fa male. Perché non hai altre opzioni, senti. Ok. Ottimo. Ok, meno male che va in automatico, perché avevo il terrore di sbagliarlo mille volte. Ok. Ti incubuli.
Io non ho i mali. Tutto questo per un'antenna, cioè. Ok. Io ho il presentimento che ce ne... di aver anche già dimenticato qualche... dimenticato di averti lasciato qualche timone. 7 su 11, siamo a metà. Ok. Bellissimo. Funziona qua? Ok. Preferisco la salsa barbecue alla texana. Ok. Ah, li one shot, interessante. Ok, no, io l'avevo premuto per il tasto, la mia pazzia di scolta. Ok, così va meglio. Che ansia, aiuto. Quello rimane così. Ok, così. Ok. E allora facciamo questo. Ah, io sono quasi sicuro del fatto che lì ci sia qualcosa. Pieno di roba. Pieno. Di sicuro. Non sono meritato. No, sì. Ah, ok, almeno lei però non usa la lingua. Ok. Devo proprio toccare i calzini di Patrick. La ricerca è inizio. Che cosa... Ne ho presi una decina? No, quanti ne ho presi? 15. Va bene. Bello. Ok. Scoiattolo volante in arrivo! E ti arrosto alla texana. Perfetto. Ok. Lì è la... picchia esplosiva. Vabbè, fine della sala, ok, mi mancano ancora un paio di cose. Picchia esplosiva che cos'è? Abbiamo personaggio SpongeBob. A volte non c'è soddisfazione più grande di prendere un pulsante. Premi, premi, premi. Qui abbiamo qualcosa, lo sapevo io. Oh, Patrick sarà felice di riaverlo. Lo sapevo che c'era qualcosa. Aggiungiamo il faro. Mancano ancora parecchi timoni. Siete pronti, ragazzi? Partenza, via. Cioè... oh mio Dio, uno... ammetto che era l'ultimo gioco in cui mi aspettavo sezioni del genere. L'ultimo. Ok. Fresco come una brezza primaverile. Ok, via. Ok. Aia. Ok. Mi sento una spugna nuova. Ok, no, aia. Allora. Così.
così. Demolizione spugnosa, cioè. Aspetta che ci impegni. Ok. Fanculo, ma è pieno di gente. Aspetta, che non ho visto che trofeo ho preso. Ok. Oh, ma c'è anche altra gente lì. Ok. Aspetta. Ok. Timone. E spatola. La spatola del faro. Io stavo guardando il telefono giusto per capire, mi hanno messo il timer strano. E appena suonato.